tutti i francescani, degli ordini, frati minori conventuali, minori, cappuccini, terziari regolari. Tutti debbono farsi carico di questa speranza che il mondo ha bisogno. Con Francesco per le vie del mondo quest'oggi è nella famiglia dei frati minori cappuccini per raccontarvi quanto è importante la vitalità dei frati nel continente africano. E allora vogliamo parlarvi di un importante incontro tenutosi in Africa. Siamo riuniti ad Abidjan, in Costa d'Avorio, con le due conferenze dei cappuccini dell'Africa. L'abbiamo chiamato incontro panafricano e i fratelli africani stessi hanno dato a questo incontro un logo perché siano uno. Effettivamente in Africa la nostra presenza è ancora giovane e il legame tra le varie circoscrizioni e le province madri o sorelle è molto forte. L'esigenza di stare insieme come conferenze deve ancora crescere, anche se va detto che in Africa è molto difficile viaggiare da un paese all'altro. Alle volte è meno caro prendere il volo, per esempio, da Dar es Salaam a Zurigo e poi da Zurigo scendere in una città africana che non viaggiare da Dar es Salaam ad Abidjan. Comunque noi siamo molto contenti di questo incontro perché i frati si stanno esprimendo i loro desideri, stanno esprimendo anche un pochettino le loro delusioni, gli aspetti un po' negativi che si portano dietro. Io sono molto contento che vengono dette delle cose che si sapeva che più o meno erano nell'aria, ma non sono mai state dette con la stessa chiarezza, come per esempio la questione di un certo colonialismo, la questione di un certo paternalismo delle province madri. Ora si tratta, dopo aver detto questo, però, di assumere responsabilità. Uno dei campi più importanti per noi è la collaborazione a livello della formazione. Vi sono centri di formazione, però questi centri di formazione vanno coordinati e in questo senso si tratta di trovare qual è la struttura che meglio può garantire un coordinamento della collaborazione. È la conferenza, ma la conferenza quali mezzi ha se si trova appena una volta l'anno, se le distanze sono così grandi? Io sono convinto che questo incontro ci aiuterà a fare dei passi in avanti per identificare modi per essere più efficienti. Modi che funzioneranno nell'immediato, però bisogna studiare il futuro, perché l'avvenire dell'ordine è in mano all'Africa, all'Asia e all'America del Sud. I mezzi finanziari non crescono, diminuiscono e queste realtà devono imparare piano piano, ma inesorabilmente direi, a diventare maggiormente autonome. La solidarietà nell'ordine continuerà, ma forse avremo meno mezzi per cui dovremo distribuire meno. Una torta più piccola per un gruppo sempre più grande di persone. Ma se siamo realmente fratelli, come diciamo, frati minori, figli di San Francesco ed è l'unico Dio nei cieli, troveremo il modo per far fronte a queste sfide. È un momento bello della storia dell'ordine, un momento di crescita. Ringraziamo il Signore che con il suo spirito ci sta accompagnando, perché lo sappiamo molto bene, o dovremmo saperlo, che il ministro generale dell'ordine non è Fra Mauro Ieri, è lo Spirito Santo. Affinché siamo uno. Questo è stato il motto dell'incontro panafricano dei frati minori cappuccini presenti nel continente africano.
I ministri provinciali, custodi e i delegati delle presenze in Africa si sono ritrovati con il ministro generale dei frati minori cappuccini, consiglieri generali, nel mese di novembre, nel convento di Abidjan, in Costa d'Avorio. Seguendo un programma molto intenso in cui i partecipanti hanno lavorato e approfondito le tematiche più significative che accompagnano la presenza dei frati cappuccini in Africa, così la conoscenza reciproca, la formazione iniziale e permanente, le collaborazioni tra le diverse circoscrizioni circa la formazione iniziale, il personale e l'economia, sono state affrontate tutte le diverse tematiche, introdotte da una relazione al quale poi ha avuto seguito l'approfondimento e la discussione nei lavori di gruppo. Dalle relazioni, dagli interventi dei partecipanti, è emerso un desiderio comune per il futuro: identificare una vita africana per Dalle relazioni e dagli interventi dei partecipanti è emerso un desiderio comune per il futuro: identificare una vita africana per vivere e testimoniare il carisma nell'ordine dei frati minori cappuccini. Una delle vie per perseguire questo scopo è la comunità di intenti delle diverse conferenze africane. I presupposti per un buon cammino sono reali e il ministro generale dell'Ordine, Fra Mauro Iori, nel suo intervento conclusivo li ha indicati, incoraggiando in modo particolare i percorsi di collaborazione ed approfondire così l'identità dei frati cappuccini e l'appartenenza all'Ordine. I lavori si sono conclusi con il pellegrinaggio alla Basilica Nostra Signora della Pace. I frati, partiti di buon mattino, hanno celebrato il passaggio della Porta Santa, hanno visitato la Basilica e concelebrato l'Eucaristia, presieduta dal Nunzio Apostolico Monsignor Joseph Spiteri. I frati cappuccini e la formazione permanente. Riscoprire Dio con e nella fraternità. La formazione permanente e i corsi per formatori sono importanti strumenti attraverso i quali insieme si va verso la via della fraternità e della formazione. Se vogliamo essere testimoni come San Francesco d'Assisi, Santa Chiara, Papa Francesco, dobbiamo formarci ogni giorno ed aggiornarci, così l'indicazione del Ministro Generale e del suo Consiglio. È necessaria una conoscenza preliminare nelle nostre radici, nelle nostre tradizioni spirituali, aggiornarci nelle prospettive teologiche in armonia con gli insegnamenti della Chiesa e degli studi biblici. Al termine del novembre 2016, in Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini, si è avuto il quarto incontro del Consiglio Internazionale della Formazione, guidati dai diversi responsabili del Segretariato Generale della Formazione, incoraggiati dai preziosi suggerimenti di Don Beppe Roggia, salesiano. I membri del Consiglio hanno continuato i lavori sul tema della Ratio Formationis, cioè il documento fortemente voluto dal Ministro Generale Fra Mauro Iori e che sarà il piatto forte del prossimo capitolo generale del 2018. A che punto è la Ratio? Il primo capitolo, che tratta così in sintesi della vita di Francesco, è già pronto e stanno per essere ultimate le traduzioni nelle varie lingue. Il secondo dovrebbe illustrare le cinque dimensioni che, secondo la vita consacrata e altri documenti della Chiesa, non possono mai mancare all'interno del cammino del discernimento di un giovane: la dimensione umana, spirituale, intellettuale, pastorale missionaria e quella carismatica. Il terzo, nelle intenzioni del Consiglio, intende così presentare le diverse fasi della formazione iniziale: il postulato, il noviziato e il postnoviziato, sottolineandone così le note caratteristiche alla luce delle cinque dimensioni. Un obiettivo di questo incontro è stato quello di parlare delle tre tappe, in modo da individuare per ciascuna quelle esigenze e quei valori ritenuti imprescindibili per l'identità francescana cappuccina. I membri del Consiglio dapprima hanno discusso le risposte date dai frati di tutto il mondo al questionario. Successivamente hanno portato avanti la loro riflessione sulla formazione iniziale, sia a livello personale che nei lavori di gruppo. Il primo fondamentale obiettivo, però, lo aveva già esposto chiaramente Fra Mauro Iori nel suo intervento. La Ratio Formationis sarà un successo solo se tutti i fratelli dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini verranno coinvolti nella preparazione e nella creazione di un documento così importante. Ecco perché si è deciso di protrarne il termine ultimo per le risposte del questionario.
il 2016, un anno importante per i santi francescani, in particolar modo per San Pio da Pietrelcina e per San Leopoldo Mandici. In particolare per San Leopoldo era un ulteriore ed importante anniversario. Nel 2016 ricorrevano i 150 anni della nascita di San Leopoldo Mandici, avvenuta nel 1866 in Montenegro. Quel piccolo cappuccino che Papa Francesco, nell'anno della Misericordia, insieme a San Pio da Pietrelcina, lo ha indicato alla Chiesa Universale come esempio per avvicinarsi al mistero dell'amore di Dio. Oggi altre persone impareranno a conoscere meglio questa sua nobile figura. E proprio per questo parte dal sito internet ofmk.org una grande ed importante figura che va a presentarlo in ogni ambito. È importante presentarlo a tutti i confratelli dell'ordine, ai fedeli che frequentano le chiese e a raccontare così nel suo duplice carisma l'essere eroico ministro della riconciliazione e profeta dell'ecumenismo spirituale. E in questo saranno proprio d'aiuto alcuni strumenti di comunicazione che sono stati approntati dall'ufficio comunicazioni dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Si tratta di alcuni filmati video che stiamo vedendo in questo momento, di gallerie fotografiche dei suoi luoghi significativi. La sua città natale in Montenegro, il luogo dove ha confessato quasi tutta la vita e dove è morto, Padova. Video e foto che non presentano alcun commento, sono stati così preparati proprio per dare la possibilità di essere utilizzati in tutte le lingue e paesi. In questo modo chiunque può commentarli, facendo conoscere durante la presentazione la vita del santo. Cari fratelli cappuccini, è di nuovo Natale e io, Ministro Generale, voglio farvi gli auguri e invitarvi a vivere questo Natale di nuovo con lo spirito di San Francesco. Ricorderete certamente come inizia la nostra regola quando Francesco scrive: «La regola e vita dei frati minori è questa, cioè osservare il Santo Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo». Quello che mi interessa è proprio questo verbo, osservare. Osservare non significa soltanto mantenere, fare come ci è detto. Osservare presuppone prima di tutto lo sguardo, guardare, guardare da vicino, conoscere. E allora mi piace anche ricordarvi il Vangelo, no? Quando si dice che gli angeli si presentarono ai pastori dicendo: «Vi annuncio una grande gioia. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore». E cosa dicono i pastori? «Andiamo a vedere». Perché non si può amare se non ciò che si conosce. E da dove nasce la conoscenza? Dal vedere. Per questo Francesco volle rappresentare come era nato Gesù, voleva vedere perché voleva essere toccato nel suo cuore. Ecco, fratelli, Natale è riscoprire con gioia che ci è dato Gesù, che Gesù è il centro della nostra vita, che noi lo osserviamo, lo seguiamo con l'occhio per poi vivere quello che Lui ci ha proposto. E la prima proposta che ci ha fatto è stata quella di nascere nella semplicità e nella povertà. Fratelli, sta qui la fonte, l'origine della nostra scelta di vivere in minorità. Io vi auguro un buon Natale, un santo Natale in fraternità, ma per riscoprire
dal profondo del cuore la persona, il grande dono che Gesù è per noi. Buon Natale! Tutti i francescani, degli ordini, frati minori conventuali, minori, cappuccini, terziari regolari, tutti debbono farsi carico di questa speranza che il mondo ha bisogno.